stazione sperimentale del Centro di Scienze Sperimentali si è manifestata anche nell'organizzare un incontro come questo alle 4 del pomeriggio della domenica, e come vedete tutto sommato è stato un rischio calcolato e che ha prodotto qualche buon effetto. E il mio compito è quello molto facile, devo dire, di presentare il professor Berlinguer. Si dice a volte, quando capita di presentare degli ospiti illustri, che non c'è bisogno di presentazione perché tutti sappiamo chi è, che cosa ha fatto. Quindi mi limito a dire che la sua però è una carriera in qualche modo esemplare di una, come si dice, di una capacità di tenere insieme la dimensione accademica, la dimensione dello studio, la frontiera degli studi, man mano che passa il tempo e gli studi avanzano, e quella di un impegno politico esercitato in prima persona e con pienezza di responsabilità. Da questo punto di vista, Berlinguer ha percorso entrambe le strade in maniera anche alterna. Ha cominciato appunto con i suoi studi di storia del diritto, ha lavorato presso l'Università di Cagliari e di Sassari. Poi ha avuto un primo impegno, prima da sindaco di un piccolo comune della Sardegna, poi parlamentare, poi è tornato agli studi e è passato a Siena, dove, come sapete, è stato per molti anni anche il rettore di quell'importante e costruissimo Ateneo. Poi la sua, diciamo, carriera di rettore si è interrotta perché è entrato a far parte del governo Prodi del 1996, quindi un incarico di grande importanza in un momento in cui una buona parte del paese ha, diciamo, pensato che si stesse avviando una fase nuova della vita dell'Italia e del ruolo della cultura, della formazione, dell'insegnamento, dell'educazione all'interno della prospettiva di questo paese. È stata un'esperienza, come sapete, molto controversa, un'esperienza che non ha portato tutto quello che avrebbe potuto portare, non tutto quello che abbiamo sperato in quegli anni è andato in porto. Le cose, come sapete, in Italia hanno poi preso una strada un po' particolare, ma diciamo l'esperienza politica di Berlinguer è continuata. Prima ha dato il suo contributo alla vita del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato eletto in Parlamento sia alla Camera che al Senato, e attualmente da qualche anno è al Parlamento Europeo, dove tra l'altro ha avuto modo di approfondire la conoscenza con la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, che ringraziamo perché ha voluto partecipare a questo nostro incontro facendo soprattutto al laboratorio di scienze sperimentali, che è, diciamo, il grande responsabile di tutta questa iniziativa, facendo un grande onore, diciamo, al laboratorio di scienze sperimentali, alla città e a tutti noi. D'altra parte, qui, se mi guardo intorno, la prima fila è molto ricca di personaggi che vale la pena di ringraziare, dal Presidente della Cassa di Risparmio, il sindaco di Foligno, a tutti gli altri che non nomino, per fare un po' presto, perché appunto, come sapete, in questa festa molti incontri si alternano uno dopo l'altro e quindi non è il caso di farla troppo lunga. Io ho citato a memoria la carriera di Berlinguer, però sono poi andato a leggerla, perché per sicurezza, quando si presenta un ospite illustre, bisogna sempre evitare di commettere degli errori, e segnalo due dettagli. Uno, lui è diventato sindaco di un piccolo paese della Sardegna molto prima di avere 30 anni, e a 30 anni ha fatto il parlamentare per la prima volta nella quarta legislatura. Questo vuol dire che questo paese, molti anni fa, era anche un paese per giovani. Se noi oggi riuscissimo a ricreare le condizioni per cui i talenti riescano ad affermarsi velocemente senza dover fare lunghissime anticamere, probabilmente avremmo fatto un lungo passo in avanti. Il secondo dettaglio della sua, diciamo, carriera personale, professionale, politica, l'ho appreso proprio l'altro ieri guardando su Wikipedia, perché ormai siamo tutti anche in parte schiavi di Wikipedia, e che attualmente fa parte del gruppo Spinelli al Parlamento Europeo. Il gruppo Spinelli non è fatto solo di parlamentari, ma contiene al suo interno un centinaio di parlamentari, e sono quei parlamentari che più di altri si legano reciprocamente con un patto,
volto a favorire l'accelerazione dei tempi verso la fondazione di un'Europa federativa, di un'Europa federale, di un'Europa che non si limiti ad essere una somma di stati, ma che integri sempre più le diverse politiche e mandi avanti più velocemente il processo di integrazione. In un momento in cui ci troviamo a ragionare di un tema fondamentale come quello di oggi, cioè il rapporto tra sviluppo dell'economia, del paese, della civiltà, della qualità di questo paese e cultura scientifica, probabilmente il fatto di avere un interlocutore che fin dall'inizio è collocato su una postazione così, diciamo, ricca di orizzonti, no? Dalla quale si può guardare così lontano, si può vedere in prospettiva un'evoluzione che non è necessariamente più possibile confinare all'interno delle dimensioni degli singoli stati, può essere uno strumento in più per farci un'opinione adeguata. Motivo particolare per ringraziare ancora il professor Berlinguer e dargli il microfono senza perdere altro tempo. Grazie. Grazie. Ho visto che ti sei preparato accuratamente. È un antico costume, almeno per una parte della classe politica, questo. Quindi io ti sono grato perché hai creato una sorta di suspense, chissà cosa si aspetteranno adesso, come diceva Vallone. Coloro che hanno avuto la bontà di venire a questa discussione con questa sottolineatura curriculare, noi abbiamo costituito in Italia, per aggiungere un piccolo tassello, un comitato per lo sviluppo della cultura scientifica nel paese, un comitato che è una specie di club di amici, perché non ha un valore amministrativo, finanziario, normativo, però è formalmente nominato dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, e c'è anche una illustre professoressa di Perugia che ha avuto la bontà di venire, che ne fa parte, ne fa parte Dado Concinelli, per fare un esempio, che forse è l'autorità massima nella questione della OUNA, insomma, della comunicazione della scienza, e il nostro compito è quello di sollecitare queste tematiche all'attenzione del Paese e delle autorità istituzionali. Ed è questa la ragione, credo, per cui io sono stato invitato qui, non perché mi occupo di magistratura e di giustizia in Europa e in Italia, che sono temi ellittici in qualche modo rispetto a questo, oppure per altre ragioni in cui citati, o perché sono casualmente stato sindaco di un paesino della Sardegna nella mia prima vita politica, ecco, e istituzionale. Perché vi dico questo? Perché il tema che è stato proposto oggi riguarda il rapporto fra la cultura scientifica e lo sviluppo del paese, non solo della sua economia, ma lo sviluppo. E l'assunto originario del discorso è che c'è in Italia poca cultura scientifica diffusa. Questo lo dicono una serie di rilevazioni che non vi sto a citare per non tediarvi, ma ci sono le rilevazioni che sono state fatte, e questo pesa negativamente nella vita del paese. Perché noi attraversiamo una fase importante della storia dell'umanità, nella quale fanno convergere due fatti epocali, credo, che vorrei richiamare solo come titoli per non perdere tempo. Uno è quello che oggi si chiama la società della conoscenza, e l'altro è quello che conosciamo come società della democrazia e dei diritti, che non sono sempre stati così e che definiscono una novità della vita sociale e della vita tout court sul pianeta, e che vanno interpretati al massimo del proprio significato. La società della conoscenza è una società nella quale all'attività, per esempio, produttiva o della terra o di un'attività manifatturiera o addirittura di un'attività anche più ampia, si aggiunge un valore aggiunto
che sta diventando determinante per l'effetto di quell'attività produttiva, che è quello della conoscenza. C'è sempre stato il coltivatore che si è andato sostituendo al cacciatore oppure al pascolo o all'allevatore nell'antichità, ha introdotto conoscenza nell'attività economica e ha introdotto una conoscenza che ha elevato fortemente la quantità e anche la qualità della produzione. Faccio un esempio banale, ma questo succede in tutte le attività. Non è che non abbia pesato la conoscenza, il sapere e poi l'innovazione tecnologica. Però, senza dubbio, il modo in cui sta avvenendo nella storia dell'umanità oggi, questo fatto risulta talmente esponenziale, talmente elevato, da cambiare il quadro, perché oggi più delle materie prime o più della stessa attività brutalmente intesa come attività produttiva, la conoscenza determina il più grande dei successi al suo interno. Prima di tutto c'è uno sviluppo enorme del sapere, che non è paragonabile a quello che è successo nell'antichità o anche nei tempi più recenti. Però a questo si aggiunge il fatto che alcune delle scoperte e poi del loro trasferimento tecnologico hanno inventato nuove produzioni o elevato altissimamente queste produzioni. Quindi bisognerebbe essere consapevoli che oggi il sapere, la conoscenza e quindi l'investigazione, la ricerca e quindi le scoperte aprono campi continuamente nuovi di attività, sono alla base di quella che qui si chiama ora drammaticamente la ripresa, ma che in generale garantiscono la produzione di ricchezza e quindi il benessere del popolo. Questo fatto non è consapevolmente digerito da tutta la classe politica e da tutte le classi dirigenti, perché tutti dicono, perché è come parlare male di Garibaldi, che prima di tutto l'educazione, l'istruzione, prima di tutto la ricerca, quando si vanno a vedere i bilanci, che sono la cartina di tornasole della sincerità di queste affermazioni, succede l'opposto. Questo vuol dire che non si ha consapevolezza della necessità che il sapere e la conoscenza sono una priorità e che questa va remunerata, perché più di ieri il sapere costa moltissimo, persino le scoperte costano moltissimo, persino le ricerche costano e drenano le risorse, e quindi questa priorità la si deve dimostrare sostanzialmente. E anche perché la molla della capacità di stare nella competizione mondiale, nella quale noi siamo continuamente a rischio di essere degradati nella gerarchia delle forze che effettivamente contano nel mondo, vorrei dire anche una cosa in più: l'Europa oggi sta perdendo terreno nel campo che era suo monopolio, che è quello della ricerca, perché già sta un pochino al di sotto della media mondiale, come indicatori che non sto a raccontarvi, mentre prima o era l'unica o era insieme agli Stati Uniti la prima. Si è spostato tutto sull'Indo-Pacifico, non più sulle coste dell'Atlantico. L'Europa ha già perduto, l'Italia non parliamo, una condizione di priorità da questo punto di vista, e questo si deve essenzialmente alla scarsa consapevolezza politica dell'importanza e della priorità. In più, oggi l'innovazione è la molla delle condizioni di competitività con gli altri paesi, non il basso salario o non le cose che voi sapete tutte. E questa innovazione non ci può essere se non si creano due condizioni dell'innovazione. Uno, che bisogna produrre conoscenza continuamente, e due, che bisogna innervare tutti i gangli della società di portatori di conoscenza. Oggi non si parla di crescita, perché se no non serve a niente. Si deve parlare di, si dice smart growth, si dice crescita qualificata. Oggi non si parla più di lavoro per superare la condizione di disoccupazione, si deve parlare di lavoro con sempre più alta professionalità, perché questa è la condizione in Europa della crescita anche del lavoro. Sono inscindibili rispetto a ieri lavoro conoscenza, lavoro sapere, lavoro educazione, mentre nel passato il lavoro nobilissimo e nobilitante, però non è stato spesso affidato ad altro che alla capacità brutalmente lavorativa del soggetto. Voi comprendete che quindi anche il portatore del valore lavoro oggi
e necessariamente anche se inconsapevolmente, e nelle stesse organizzazioni che se ne occupo, dico non troppo consapevolmente, anche portatore di bisogno di conoscenza. Quindi questa è una delle due caratteristiche. La storia della conoscenza richiede che ci sia questa evoluzione della cultura sociale, oltre che della cultura delle classi dirigenti e della politica. Il secondo aspetto, questa evoluzione della cultura, lo farò un attimo, io la chiamerei spirito di cittadinanza scientifica e non soltanto di cittadinanza tout court. Certo noi abbiamo bisogno di uno spirito di cittadinanza, perché è quello che regola i rapporti all'interno del consorzio umano, la responsabilità sociale del singolo, dell'individuo, ma la cittadinanza scientifica è un passo più avanti, e la consapevolezza che in questo spirito di cittadinanza si inserisce oggi una valenza del sapere, del conoscere, del produrre e anche del dominare la conoscenza come una condizione di sopravvivenza, non solo della nostra condizione del mondo, ma del benessere acquisito in una società come la nostra. Non pensino i cittadini, non pensino i dirigenti politici che noi questo benessere, per esempio lo Stato sociale, ma non soltanto, anche il reddito medio, possano reggere alla concorrenza nel mondo se non si eleva e non si modifica la qualità della produzione. E questo si può fare soltanto, come ho detto, con queste caratteristiche. L'altra parte di questa idea molto importante, di questa novità, è che fortunosamente o fortunatamente lo sviluppo di una società che chiamiamo oggi della conoscenza si accompagna allo sviluppo di una società che noi chiamiamo della democrazia e dei diritti, e che noi siamo ormai abituati a considerare come una cosa normale, ma così non è, perché niente si conquista per sempre, che resta per sempre. E la società della democrazia e dei diritti, di cui non voglio parlare in dettaglio, ma solo accennarmi un profilo, è tale oggi, perché si parla di democrazia partecipativa, non solo rappresentativa, non solo, come diceva un grande, che oggi una bestemmia citata, che si chiamava Lenin, non significa che noi ci dobbiamo eleggere, abbiamo il diritto di ogni 4 anni di eleggerci i propri padroni, che pure è un successo rispetto allo Stato assoluto, ma è molto poco oggi. La democrazia oggi è partecipazione continua, nelle forme più giuste, più diverse, più diversificate, non assemblearistiche, non demagogiche, ma una partecipazione consapevole del cittadino al bene della democrazia e dei diritti. Ebbene, la condizione perché questo avvenga, prendete il significato di un referendum, è la consapevolezza che è una delle forme di partecipazione, non l'unica fortunatamente, ma una delle forme. Significa che il cittadino deve sapere quello su cui è chiamato a decidere, e che le forme attraverso le quali la democrazia partecipativa va a manifestarsi estendono la partecipazione stessa, e quindi la chiamata in causa del cittadino che intende partecipare e partecipa. E quindi questo significa che deve essere consapevole di quello che fa, perché se partecipa solo per un diritto astratto a partecipare e poi va lì e sbaglia tutto perché non sa di cosa si tratta, oppure continua indirettamente a delegare questa stessa scelta, questo è il vulnus più grave. E per esempio nell'abuso referendario abbiamo visto che questo si manifesta continuamente, ma si manifesta anche in certe forme della partecipazione più articolata alla vita negli enti locali, nello stesso Stato e così via. Allora, la novità di una democrazia partecipativa rispetto alla democrazia tout court, alla prima fase post-assolutistica, sta nel fatto, la novità, che è la delega che va, la delega assoluta, altri decida per me, io non mi interesso, facciano altri, o si accompagna alla necessità di superare questo fatto, alla necessità di superare una forma di appagamento di quello che si fa, che magari si manifesta anche attraverso o il malessere o persino la pura protesta verbale, ma è comunque una sorta di rinuncia a correggere e quindi a dare il proprio contributo perché le cose vadano meglio. Questo significa democrazia partecipativa. Bene, questi due aspetti che considerano la consapevolezza dell'essere cittadino una condizione perché la democrazia funzioni, e quindi non il puro diritto, non soltanto rivendicare sventolando una bandierina questo diritto, ma
usando un termine un po' forte, meritassero questo col proprio comportamento. Allora, perché questo avvenga, è necessario che si elevi la qualità della consapevolezza. E se oggi la scienza, per una parte di persone, significa qualcosa di misterioso, a cui spesso si attribuiscono tutte le colpe di ciò che va male, questa visione da stregoneria dello stregone scienziato, del manipolatore, perché non si capisce cosa sta facendo e si attribuiscono a lui una serie di conseguenze che invece sono le conseguenze dell'organizzazione della vita sociale, che distorce perché l'egoismo proprietario piega a suo vantaggio le risultanze e le novità della scienza, allora vuol dire che non si è dentro una cittadinanza responsabile, una cittadinanza scientifica responsabile. Le decisioni umorali, le decisioni affrettate, le decisioni per sentito dire, in qualche modo intaccano la sostanza della democrazia partecipativa assoluta, mentre è indispensabile che cresca questa consapevolezza. Ecco, il problema della cultura scientifica viene qui, entra qui, che si estenda al massimo, non per sapere tutto, ma almeno attraverso un metodo col quale uno riesca ad informarsi, ad interessarsi, ad essere desideroso di dare la propria spiegazione consapevole e non fidare. Oggi viviamo il mondo della comunicazione, questa è un'altra delle caratteristiche dominanti. Questo mondo della comunicazione ha concentrato nelle mani dei comunicatori un potere enorme e persino la verità della stessa comunicazione nelle loro mani, e questo fatto sta creando anche delle cose preoccupanti, perché se il quinto potere c'ha in mano quello che ci viene a dire, noi siamo costantemente ostaggio di quello che ci viene a dire. Tant'è vero che i giuristi più fini non parlano più soltanto articolo 21 della Costituzione del diritto di informare come libertà dell'informazione, ma del diritto di essere informati correttamente. Non voglio aprire un capitolo di questo genere che ci apre una ferita verso il mondo della comunicazione, e siccome quello è un potere non mi conviene neanche aprirlo in questo momento, però vi assicuro che il problema esiste anche teoricamente e poi nella realtà pratica. Allora, se questo è importante che cresca una cultura. Gustavo Zagrebeschi, un grande costituzionalista, ha scritto che la democrazia non si impara se non praticandola, il che vuol dire che è giusto che si faccia una lezione sulla Costituzione, ma non è attraverso questo che noi nelle scuole o fra i cittadini, non solo attraverso questo, facciamo entrare nuove idee. A questo proposito, consapevolezza della valenza grande del patto fondamentale che regola una società, che si chiama Costituzione, e praticando la vita democratica che si apprende quali sono i propri diritti, e si apprenderà che la vita democratica impone altrettanti doveri quanto sono i diritti. E anche questo, nello spirito pubblico odierno, fa crescere qualcosa. Perché nello spirito pubblico odierno c'è spesso un'accentuazione del momento rivendicativo di un diritto rispetto al corrispondente giusto, senza il quale la società non crescerebbe e senza il quale molti diritti cesserebbero di esistere. Giusto, sacrosanto, ma insufficiente da solo, se non se ne vede la necessità di una coniugazione anche attraverso la responsabilità che deriva al cittadino di essere titolare di questi diritti. Allora, in cosa consiste? A questo io aggiungerei un'altra considerazione. La considerazione è la seguente. Quando in Italia si dice che una persona è colta perché sa chi è Dante Alighieri e quando è stata scoperta l'America. Se però gli si chiede qual è il secondo principio della termodinamica, è convinto che questo sia un particolare irrilevante agli effetti della prima cultura. Lo slogan più diffuso è quando un ragazzo, un uomo, dice per favore non parlarmi di matematica perché io sono negato, che per me significa tu non sai chi è Dante Alighieri, perché ha la stessa valenza. Questo non vale in Italia, perché la cultura umanistica è cultura universale, la cultura scientifica è cultura particolare, e il proprio detentore è un fortunato che sa una cosina in più, non è uno che ha il dovere di sapere,
universalmente inteso ciò che ha prodotto il cervello umano nella sua storia prodigiosa e ha messo la cultura scientifica come qualcosa di meno importante. Non lo ammetterà nessuno questo, se ve lo andate a chiedere, ma provate a verificarlo. Prendete una cosa che mi capita ogni tanto e che mi diverte, parlando con gente ordinaria, brava, intelligente, colta, per indicare un concetto nel quale si dice cerchiamo di trovare la base comune perché noi possiamo arrivare a un risultato convergendo su ciò che è comune, e troviamo il minimo comune denominatore. Ora, per uno che non è del tutto digiuno, il minimo comune denominatore è fare un errore di grammatica, per cui si usa un genitivo invece di una accusativa, insomma, tutto, ma non esiste il minimo comune denominatore, non esiste perché non serve a niente. Si dice massimo, ma non si dice, si pensa massimo comune denominatore, ma se è una denominazione comune, perché si dice massimo? Voi vedete che è una razza di antigologo mentale che deriva da quella cultura puramente deduttiva e formalistica che non ha poi entrato questi straordinari misteri che la matematica ha disvelato. Senza la matematica non può neanche cuocersi un nuovo sodo oggi. Senza quel minimo di rudimenti compresi, digeriti, che diventano cultura scientifica, non si può vivere e dire delle bestemmie impunemente da questo punto di vista. Ora, io lo dico perché all'inizio facevo anche io questi errori, poi mi sono superato, qualcuno me l'ha detto, e adesso per fortuna almeno questo non lo faccio più, me ne faccio tantissimi altri, perché io non sono un professore di scienze, sono un professore, come diceva lui, di storia del diritto, quindi pensate quanto sono lontano da queste cose dal punto di vista della mia professione scientifica e culturale. Però certamente mi rendo conto del fatto che deve crescere la cultura scientifica, che noi un tantino dobbiamo anche sentire il peso di dire la matematica non sta per me e cose di questo genere, perché allora devi chiedere chi te l'ha insegnata e come te l'hanno insegnata, perché non esiste il bambino che nasce sordo alla matematica, non esiste il bambino che nasce o il ragazzino che cresce sordo all'interesse e alla curiosità di vedere come i fenomeni della natura sono spiegati e disvelati dalla mente umana, non esiste, c'è il contrario. E se noi queste discipline le facciamo diventare delle purghe dentro la scuola, degli elementi di sola valutazione se ha studiato o non ha studiato e niente più, non crescerà, lo dirò far breve, la cultura scientifica. Per una gran parte si chiamano alcune scienze dure, ed è vero, e una gran parte non sarà consapevole. Allora, dove sta il punto a questo proposito? È il metodo scientifico. Il fatto, cioè, che si parte dall'ipotesi, si fanno degli esperimenti per vedere se torna, come si dice in Toscana, cioè se sono effettivamente quelle le risultanze o si cambia l'ipotesi e comunque si aggiorna, ci si costruisce una dottrina e quindi si arriva all'astrazione. Senza astrazione non c'è cultura. Poi si deve verificare se quella legge funziona. E quindi è una verifica permanente. E poi si deve essere disponibili anche a tornare indietro. E se si arriva a pensare, attraverso i neutrini, attraverso la valutazione della velocità della luce, che c'è qualche piccolo aumento di velocità rispetto alla teoria di Einstein, deve avere il coraggio di dire, signori, ho fatto un errore gravissimo. Torno indietro, non ci si capisce. Non sto citando l'episodio, sto dicendo qual è il metodo. Il metodo scientifico oggi regola qualunque ricerca umanistica, scientifica, artistica, è la novità grande dopo il 500-600, dopo la grandezza di un signore, Simone Galileo, che ha insegnato al mondo queste cose. L'Italia ha prodotto queste cose, quella che non era l'Italia, ma insomma era lo stivale. Non dico Galileo, tutto quel crogiolo di idee che là hanno segnato il cambiamento della storia dell'umanità. Non solo perché hanno inventato la polvere pirica o hanno scoperto cos'era la bussola, ma anche perché hanno cucciato un altro signore un po' prima che ha scoperto i caratteri mobili e quindi ha consentito a miliardi di persone di leggere un libro, mentre prima bisognava cercare un manoscritto che era molto più bello del libro, molto più bello del libro. Però quanti? E chi? Tutto questo che ha creato la società moderna ed è nato
essere alla base della società contemporanea diffusamente, e per questo ciò che serve attraverso il metodo scientifico, una forma mentis, un modo di avvicinarsi alla realtà. Se questo si diffonde più o meno, con maggiore o minore intensità, da una parte all'altra anche del nostro paese, una serie di fatti negativi non possono essere evitati. Questo dato di una carenza di cultura scientifica, che naturalmente io non voglio con questo che ognuno torni a casa tutto infervorato e comincia a studiarsi come si fa un'equazione, oppure una sua teoria di geometria e così via. Non voglio spingere con questo, perché avete benissimo che non è questo, è il modo in cui si affronta una tematica di questo genere. Il punto di partenza, ahimè, lasciatemelo dire, non perché io ho fatto quell'attività di governo che è stata citata, è il luogo dove milioni di ragazzi, di bambini, imparano. Un'oncia di esperienza è meglio che una tonnellata di teoria, semplicemente perché è soltanto nell'esperienza che una teoria può avere un significato vitale verificabile, diceva John Dewey. Ma ve ne dico un'altra, e questa uno, ci sono gli studiosi che rifiutano questa idea. Però Oppenheimer diceva che è difficile insegnare a nuotare se una persona non si immerge in un luogo dove si riesce a stare in moto. L'Italia, la sua scuola, ha inventato di fare ex cattedra una lezione frontale di come si nuota ai ragazzi che sono seduti nei banchi. Senza teoria non c'è scienza. Non mi si attribuisce un piatto empirismo, perché è proprio l'alternità totale alla mia cultura. Ma se si comincia soltanto o si riduce soltanto alla teoria, non si vive questa esperienza scientifica. Non si vive. Per questo noi siamo nel nostro comitato, proponiamo l'idea della laboratorialità, che non vuol dire stare sempre in laboratorio, perché le ricerche sperimentali si possono anche fare in campagna in un altro modo, o con uno spago, come faceva un nobile signora per spiegare il teorema di Pitagora. È inutile che lo si impari solo a memoria, perché poi si è chiesto ai ragazzi con una scopa o una di quelle cose meccaniche per cui è per terra appoggiata obliqua al muro, e gli hanno detto: tu come puoi calcolare quanto è lungo questo bastone se io, o perlomeno se, qualcosa di simile, se io ti fa vedere quanto è alto quel pezzo dove arriva nel muro e il pezzo in terra, presumendo che si tratti di un triangolo rettangolo, eccetera. Ecco, se lo si fa vedere lì, poi non se lo dimentica più quel ragazzino, se lo si fa andare a memoria, qualche volta la memoria falla, e poi è altro da sé. Lo sto tendendo in pillole il concetto. Il sapere senza il fare non esiste. Non esiste. Io mi occupo anche di un'altra piccola questione, di come si può introdurre nella scuola italiana l'apprendimento per tutti della musica. Come si può fare in modo che nella scuola l'arte abbia il peso che deve avere, perché è la natura dell'essere umano, è la creatività. Prima si canticchia e poi si parla. O prima si disegna e poi si parla. La scuola nostra ha invertito tutto, da molti anni, da un secolo, da molto prima, ma codificato in un secolo, sposando una dottrina filosofica provinciale italiana diversa da quella del mondo anche analogo, e cancellando la necessità dello spirito scientifico. Io lo devo dire con dolore, ma lo dico, ci sono questi grandi filosofi italiani del primo Novecento che dicevano che l'aritmetica e la biologia non fanno arrivare mai alle alte vette dello spirito, o che la scienza è un elenco di ricette di cucina, o addirittura che, cito a memoria qua, nel mondo della scienza l'anima sente odore di morte. E chi ha creato le basi educative della nostra scuola su questi presupposti? Bisogna che ne facciamo una riflessione, perché non può continuare a crearli ancora. Noi abbiamo bisogno di quello che Banfi chiamava la contaminazione sociale della scienza, il che non vuol dire che la scienza non debba essere speculazione intellettuale, ma che c'è anche una società a cui questa stessa scienza appartiene
è che c'è una motivazione dell'essere sociale, dell'essere chi vive la vita di relazione e deve vivere se stesso e quindi del reale che impatta costantemente la scienza. La scienza è sicuramente depurazione in astrazione dei concetti, tra virgolette, puri, ma in permanente contatto con la verifica e per comprendere il reale, non per vivere soltanto dentro se stessi. Tu mi devi tirare la giacchetta. Non la mia, la mia. Quando... Noi abbiamo, e bisogna mettere insieme varie forme di approccio a questa. La mente umana, oggi le neuroscienze hanno aiutato moltissimo lo sviluppo della cultura educativa, perché prima erano soltanto ipotesi di filosofi, bellissime, è vero, ma adesso queste ipotesi sono suffragate dallo studio del cervello e in questo foligno scienza vedo che questo tema risorge anche perché da Alboncini e Leoni, quelli che ha dato un contributo a questo proposito, poi i neuroscienziati in genere, loro hanno spiegato che i diversi emisferi cerebrali, i diversi lobi, le diverse forme, la corteccia, eccetera, funzionano con dei compiti diversi e c'è un emisfero che presiede soprattutto al logos, come dire, al ragionamento, al rigore del ragionamento, c'è un altro che presiede alla emozione, che presiede, non direi al sentimento, perché quello si diceva che era il cuore, anche se tutti sanno ormai che il cuore non c'entra, ma ecco, si presiede alle altre forme di espressività e anche di vita stessa dell'individuo. Ma noi oggi abbiamo avuto una scuola che dice che soltanto il logos conta, che non ci si deve sporcare le mani, che le emozioni non fanno parte della crescita individuale di ciascuno e del modo di interpretare la realtà. È come far camminare una macchina a quattro pistoni con due soltanto e l'altro rimane fermo. Come fa a pensarsi che il cervello non coordinato nelle sue facoltà possa andare avanti al pieno delle sue facoltà? E come si può uccidere la logica fermandola alla logica formale? Che Aristotele ci aveva spiegato questo. Se noi facciamo un sillogismo, questo è un punto, questo è un altro, il ragionamento fra la dialettica e la primalità ci fa arrivare ad una terza conclusione. Siamo rigorosi, rigorosissimi, diciamo l'esito del nostro ragionamento. Il rigore nel ragionamento è una delle cose principali per la conoscenza e a scuola si deve imparare il rigore del ragionamento. Ma io conosco una serie di persone che sono bravissime nella dialettica del rigore del ragionamento. Mi fa anche un po' rabbia perché sono più bravi di me e mi mettono in difficoltà quando mi incalzano con l'argomentare. Ma dopo un po' io vado a vedere le cose e niente di quello che ho detto succede il contrario. E il contadino guarda l'intellettuale spesso in quest'ottica, che quando dice va più la pratica della grammatica, pensa a quel tipo di intellettuale che racconta delle storie, perché è tutto dentro il suo ragionamento, e il ragionamento allora è un ragionamento giusto, però poi si diceva, ma è anche vero, è verificabile, perché se non è vero ricomincia, perché hai torto, per quanto bravo tu sia a fare un esercizio gimnosofistico, che però non è un esercizio di logica vera. Allora, noi abbiamo fondato una scuola che ha costruito, senza offesa per il presidente, se ce ne fossero, perché li stimo sicuro, anche senza conoscere, una burocrazia fondata su questo tipo di logica. Per cui dovendo una burocrazia occuparsi delle cose, purché siano conformi a legge, ti fa comprare un'automobile senza le ruote, perché il titolo giuridico per comprarlo era giusto. La sto esagerando. Il concetto è questo, la verifica permanente nel reale è una condizione perché quello che si fa corrisponda effettivamente all'interesse e quindi perché ci sia una correlazione con tutto questo. E anche il nostro linguaggio è tutto deduttivo, perché la nostra attività educativa e scolastica è fondata sulla trasmissione delle cose, non su quello che oggi da tempo viene chiamato costruita sull'apprendimento. C-
ci devono essere le lezioni, ci deve essere l'apprendimento delle nozioni, senza nozioni c'è ignoranza, ma se si ferma lì e se l'apprendimento passa, o anche il modo di affrontare una questione passa prima di tutto sulla astrattezza della definizione teorica, c'è una grandissima maggioranza di persone che non c'entreranno mai, perché non c'hanno la disponibilità. C'è una parte che ama arrivare subito a sapere la definizione, l'astrattezza, ma la grande maggioranza è persino quelli stessi, se arrivano al momento della teoria indispensabile, attraverso un modo di umanizzare quel rapporto, di conoscere, attraverso una soddisfazione della curiosità di senso, prima di tutto, perché devo imparare queste cose? E poi di vero, perché, a cosa mi serve dell'utilità? Non nel senso solo per guadagnare, per far carriera, ma per crescere personalmente, in che mi arricchisce. Poi, che cosa mi disvela concretamente tutto ciò? Comprenderà che poi per disvelarlo fino in fondo c'è bisogno anche della grande teoria che spiega i fenomeni nel loro complesso. Ecco, questo secondo me è una carica. Per questo Leonardo Schierdiniva diceva di essere homo senza lettere. E Brunelleschi faceva sapere che non conosceva né il latino né il greco, allora che era un peccato grave ed era in grado di fare la cultura di Santa Maria del Fiore. Allora, io sono perché non si sia senza lettere, non vorrei essere frainteso perché sennò so già che cosa mi meriterei, ma che sia soltanto quella la forma di cultura, io ritengo che sia una cosa sbagliata. Come è sbagliato continuare a percepire le due culture come qualcosa di alternativo o di alternativo, ecco, di diverso, questo è vero, di diverso. Però oggi bisogna spiegare perché la cultura umanistica è così importante, perché ognuno di noi è convinto che se non ci fosse saremmo un branco di esseri senza cultura. Ma la valenza della cultura umanistica oggi, come di quella scientifica, non sta soltanto, sta sul fatto che uno possa capire, leggendo l'infinito di Leopardi, possa capire e reagire, non che sappia che l'ha scritta lui e che si parla dell'Ermocol, perché oggi venendo qua ho visto queste finestre fantastiche, devo dire, quindi sì, certo, ma non è questo però soltanto, perché la scuola deve servire a far godere l'Ermocolle, non soltanto, e se diventa una purga a prenderlo, non si vuole, se non c'è un'attrattività. Aristotele diceva che bisognava insegnare la musica. Aristotele, quando la musica era poca cosa, perché nell'antichità la matematica, l'astronomia, la filosofia, la letteratura erano somme, un altro vero forse non c'è stato, ma musica era poca. È successo dopo il 500-600 che la musica esplode. Eppure diceva che bisognava imparare. Perché? Perché è formativa. Perché è formativa? Perché allieta l'animo e rende l'uomo virtuoso perché gode. Quindi non era più quello che diceva questo. Si può oggi pensare un'attività educativa anche nel campo scientifico senza spingere a godere di questo. Lo studio è fatica e piacere. In Italia sta diventando sempre meno fatica perché non è stato sollecitato il piacere. Allora, voi, ho terminato, voi potrete anche, vi dico solo l'ultima perché è molto bella questa di Leonardo, quando lui ha dovuto spiegare l'arco, è perché l'arco regge, è perché chiude benissimo, è affascinante una realtà, è perché crea una forza, e qui siamo ricapitolati, è perché miracolosamente due debolezze creano la forza. Ora provate a entrare con un ragazzo, con un bambino, dentro questo tipo di ragionamento, prima ancora di fare un'equazione o una formula che ci vuole, e spiegare che due debolezze, se fate un mezzo arco e ci mettete sopra qualcosa, prova tutto, perché due debolezze fanno la forza. Voi introducete chiunque ad una curiosità di spiegarsi scientificamente le cose, e prima ancora, forse non scientificamente, ma razionalmente, con una curiosità, e forse se viene uno chiamato
votare per un referendum, oppure a scegliere su un'altra cosa, ci penserà due volte prima di dire perché qui sono contro, perché non sa perché. L'ideologia, diceva Carlo Marx, è la mistificazione del reale. Naturalmente l'idealità è una condizione di esistenza per tutti noi. Lo spirito scientifico ci fa fare questa differenza. Grazie. Bene, ringraziamo il professore anche per quel di più di passione che ha messo nel suo intervento. Io faccio una considerazione: il bello di un festival ben pensato, è che a un certo punto alcuni fili cominciano ad avvicinarsi e alcuni discorsi cominciano a confluire. Uno ascolta tante conferenze, tanti corsi diversi, e poi piano piano si accorge però che si viene creando una specie di rumore di fondo, delle risonanze che in qualche modo ci consentono di andare dall'uno all'altro. Mentre ascoltavo Berlinguer adesso mi venivano in mente le cose che ci ha detto, che abbiamo ascoltato nella giornata di apertura, il rapporto tra scienza e libertà che è stato delineato da Giorello, oppure tutta la discussione sul futuro del paese e dell'Europa che abbiamo avuto modo di impostare già il primo giorno con l'intervento della dottoressa Katia Bastioni. Lei ci ha detto insomma che il futuro si gioca sull'intreccio tra innovazione e sostenibilità e che questa sfida della battaglia per l'innovazione e la sostenibilità si gioca nell'economia di sistema, non sono più le grandi imprese da sole che compiono questa avventura, ma deve essere un sistema, un territorio, una comunità che nel suo insieme si mette all'altezza di una risposta alle grandi sfide del presente. Da questo punto di vista, la sollecitazione che ci veniva da Berlinguer adesso è fondamentale. Non possiamo sperare di affidarci a qualche singola grande capacità di innovazione. Ci vogliono sì, ci vuole la scienza dura, come sentivamo dire anche questa mattina, ci vogliono sì gli scienziati che producono i brevetti, ma poi ci vuole una cultura capace di sostenere l'insieme di questo processo di innovazione, che implica cambiamenti dei comportamenti individuali e collettivi, nelle scelte degli amministratori, nelle scelte che le comunità fanno e che anche le singole aziende fanno, o che anche chi si trova nella condizione di Vigeco questa qui a dover erogare del denaro che deve servire allo sviluppo complessivo del sistema, allo sviluppo complessivo della comunità e della sua qualità, deve poter tenere in considerazione. Da questo punto di vista la festa non tocca a me farne il bilancio, cioè penseranno i responsabili del laboratorio, ma si sta rivelando davvero utile, perché ci sta mettendo in fila alcuni elementi di riflessione che partono da punti disparati, apparentemente lontanissimi l'uno dall'altro e finiscono per confluire. Cito un ultimo esempio, l'intervento che ha fatto ieri o l'altro ieri, non lo so perché qui gli incontri sono tanti e alla fine ci si confonde, si fanno tagli a gambe, che ci ha raccontato il grande progetto di innovazione didattica che è in atto in Sardegna, cioè la grande quantità di investimenti che la Regione sta facendo su un progetto che integra da un lato, come si dice, l'immissione massiccia di tecnologie nella scuola, ma dall'altro una riflessione sulla qualità, sugli indirizzi, sulle finalità e sulle metodologie, oltre che sui contenuti del sapere, che incrocia molto le cose che da ultimo ci diceva Berlinguer nell'ultimo quarto d'ora, diciamo, del suo intervento. Cioè c'è una forma di pensiero comune che in qualche modo si sta sviluppando con un'anomalia. Noi siamo abituati a una società nella quale i luoghi nei quali si forma il pensiero comune sono i partiti politici. Lì confluisce, diciamo, la capacità di pensare, l'esperienza, la progettualità e anche poi la voglia e la possibilità di sperimentare quello che si pensa. Da qualche anno, ormai cominciano ad essere un po' troppi anni, questa funzione sembra appannata. E però a me sembra che in qualche modo, come succede quando un'arteria si ostruisce, la società in qualche modo prova a ricostruire i circuiti, a ricostruire una circolazione sanguigna, meglio di questo nome, e occasioni come quella che il laboratorio di scienze sperimentali ci sta offrendo, certo sbaglieremmo se gli attribuissimo, diciamo, tutta intera quella responsabilità che compete agli strumenti principali, diciamo, della formazione della volontà collettiva, e però in qualche modo riesce a
ovviare a una difficoltà sistemica che mi pare molto evidente. Detto questo, vorrei, mi sono permesso di fare questo commento perché l'intervento, la relazione di Berlinguer è stata davvero stimolante e poi stiamo ormai arrivando alla fine della nostra festa e quindi a questo punto lascerei la parola a chi vuole intervenire. Vedo che ci sono già diverse mani alzate, non so se prima la sindaco di Foligno, la presidenza della regione, no, prima le mani alzate. Benissimo, prego.